Amiche e amici di Grottaglie in Rete, incontriamo Giuseppe Acquaro, nuovo coordinatore di Fratelli d'Italia Grottaglie. Grazie Giuseppe per aver accettato il nostro invito. Grazie a te per avermi invitato, buongiorno a tutti i grottagliesi. Ecco, allora, chi è Giuseppe Acquaro? Come arriva alla politica? Come arriva a diventare coordinatore di Fratelli d'Italia di Grottaglie? Allora, io sono un avvocato, per usare forse un termine già utilizzato da qualcun altro prima di me, un avvocato prestato alla politica. Mi occupo di politica soltanto da un paio d'anni, in occasione delle elezioni comunali del 2021 sono stato contattato da alcuni amici che poi sono diventati i miei più stretti collaboratori e con i quali ho iniziato un rapporto fiduciario, un rapporto di collaborazione reciproca. Per cui oggi mi ritrovo, grazie a loro, ad essere stato indicato, non vorrei dire scelto perché mi sembra un termine fuori luogo, indicato come possibile successore del precedente coordinatore, l'avvocato Ciro Francesco Miale, che ringrazio per tutto il lavoro che ha fatto fino ad oggi. Ecco, facevi riferimento appunto al gruppo dei collaboratori. Spesso in Italia siamo abituati all'uomo solo o alla donna sola al comando. In realtà, come dice il nome stesso, il coordinatore coordina un gruppo di persone. Fratelli d'Italia da tempo a Grottaglie, ma non solo, si è strutturata proprio con dipartimenti. Questo permette di affrontare meglio i tanti problemi che sono da gestire. Sì, noi siamo un gruppo nutrito che comprende, oltre me, i miei collaboratori, comprende un certo numero di professionisti di tutte le categorie. Ci sono avvocati, ci sono i medici, ci sono commercialisti, c'è tutta una compagine sociale, diciamo così, che ci aiuta a risolvere i problemi che man mano si presentano. Da noi non esiste il conducente, da noi esiste il coordinatore che è colui che porta all'esterno tutto ciò che è stato deciso, tutto ciò che è stato discusso all'interno del direttivo. Noi abbiamo un direttivo nel quale vengono prese le decisioni che nascono da chi è iscritto al partito, ma dal semplice concittadino che ha un problema da risolvere e di cui ci viene a parlare. Dopo aver discusso, dopo aver vagliato tutte le possibili soluzioni, si prende una decisione che è sempre una decisione collettiva. Da noi non esiste il capobranco cosiddetto. Una delle particolarità, se vogliamo dire così, di Fratelli d'Italia è una opposizione in consiglio comunale molto presente e sempre focalizzata sui problemi della città. Anche questo diventa importante nella vita di un partito cittadino. Beh, una delle prerogative di questo partito, di questa sezione in particolare, è quello di non stare a guardare ciò che accade intorno a noi. Pur essendo all'opposizione, noi stiamo portando avanti quelle che sono le nostre istanze, grazie al nostro consigliere comunale, il dottor Vincenzo Lenti, come se fossimo al governo anche dell'assise cittadina. Non ci limitiamo a fare opposizione, portiamo avanti le nostre istanze, le nostre proposte, che molto spesso vengono bocciate per ovvi motivi politici e di scuderia, diciamo così, però non ci fermiamo e non stiamo a guardare. Ecco, facevi riferimento al fatto che Fratelli d'Italia è all'opposizione a Grottaglie, però un'altra delle vostre attività è un costante rapporto con i parlamentari eletti sul territorio. Questo perché immagino tanti problemi locali devono trovare comunque soluzione a livelli politici e amministrativi più alti. Anche questo è un valore aggiunto per un partito come si è strutturato Fratelli d'Italia qui a Grottaglie. Sì, noi siamo in stretto contatto, quasi giornaliero, con i nostri rappresentanti politici, sia al Parlamento che alla Regione. Abbiamo qui in sezione fatto molti incontri con il nostro rappresentante alla Regione, Renato Perrini, il consigliere Renato Perrini, con l'onorevole Dario Iaia, con l'onorevole Giovanni Magnorano.
A tutti abbiamo portato a conoscenza quali sono le criticità che vive Grottaglie e ovviamente anche i paesi limitrofi. Ognuno per la propria capacità e per la propria, mi consente il termine, specializzazione, proverà a risolvere queste criticità e dare una risposta a tutte le istanze che noi abbiamo ricevuto dalla popolazione. Ecco, facevi riferimento all'inizio della nostra intervista a quella che è l'attività di raccolta delle istanze del territorio. Grottaglie è una città la cui economia è fondata principalmente sull'agricoltura e sulla ceramica. Questo è un comparto che da parte vostra immagino abbia molta attenzione. Sì, effettivamente Grottaglie è una cittadina a vocazione prevalentemente agricola. Purtroppo i nostri amici agricoltori oggi sono vessati, oltre che dalle problematiche note relative a una crisi economica senza precedenti, sono vessati per esempio da un problema che riguarda i contributi del consorzio Tara e Stornara. Noi ci stiamo occupando, tra le altre cose, anche di risolvere questa problematica. Alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale, nonché verificando la legge regionale istitutiva dei consorzi di bonifica, abbiamo notato che parecchi agricoltori pagano delle cartelle esattoriali anche esose senza avere alcun beneficio. Ci siamo messi come sezione di Fratelli d'Italia al servizio dei nostri amici agricoltori, ai quali abbiamo offerto la possibilità di fare dei ricorsi per ottenere l'eventuale annullamento di queste cartelle esattoriali. Dal punto di vista politico ci stiamo occupando, spero che ci riusciamo, della modifica della legge regionale relativa alla perimetrazione dei fondi che dovrebbero essere interessati eventualmente dal pagamento di del contributo. Perché la Corte Costituzionale è stata chiara nel dire che il fondo che non riceve alcun beneficio dall'esistenza di questi consorzi non dovrebbe pagare il contributo. Per cui la crisi già esiste per i nostri agricoltori, cerchiamo di dargli una mano almeno in questo senso. Fratelli d'Italia è strutturato, come abbiamo detto, con un suo direttivo, ma come dicevi, è sempre attenta alle istanze dei cittadini. Chi vi voglia venire a trovare, chi voglia portare il suo contributo di idee, di proposte, dove può trovarvi? Allora, la nostra sede è a Grottaglie in via Campitelli 45. Noi accoglieremo tutti quelli che hanno dei problemi da proporci, delle idee, delle istanze, perché no, anche ai fini di un eventuale tesseramento per l'anno 2023. Siamo qui, vi aspettiamo con fiducia. Facevi riferimento a quello che è il rapporto con i cittadini e le istituzioni. Quindi, quali saranno le prossime iniziative che vedranno protagoniste Fratelli d'Italia a Grottaglie? Allora, prossimamente abbiamo in animo di organizzare una manifestazione all'interno di questa sede che comprenderà l'inaugurazione della stessa sede, perché noi ci siamo spostati qualche settimana fa, alla presenza dei nostri parlamentari e del nostro rappresentante a livello regionale. Quindi faremo una conferenza stampa alla quale poi saranno invitati tutti gli organi di informazione. Contemporaneamente vedremo di fare praticamente un consuntivo dell'attività svolta nel 2022 a livello dell'assise cittadina. E poi si continuerà chiaramente a portare avanti tutte le istanze che ci verranno proposte dai nostri concittadini. Bene, la nostra intervista finisce qui. Io ringrazio Giuseppe Acquaro, nuovo coordinatore di Fratelli d'Italia di Grottaglie, e lo ringrazio per il tempo che ha voluto dedicarci. Grazie, grazie a voi per la pazienza, grazie a voi per l'interesse. Io saluto tutti, saluto i miei collaboratori, tutti i componenti del direttivo e saluto anche tutti gli iscritti. A proposito, invito tutti a volersi recare presso la nostra sede in via Campidelli 45 per il tesseramento dell'anno 2023. Buona giornata a tutti.